Teoria cinetica dei gas è lo studio dei gas dal punto di vista delle particelle, cioè dal punto di vista microscopico. Sappiamo già che tutti i gas perfetti, cioè lontani dallo stato liquido, hanno lo stesso comportamento macroscopico. Macroscopico vuol dire che viene descritto attraverso le grandezze fisiche, pressione, volume, temperatura e quantità di gas, cioè le moli. Ma a livello microscopico i vari gas hanno proprietà fisiche diverse, perché sono costituiti da particelle differenti. Allora ricordiamo come è fatto un atomo. Un atomo è composto da un nucleo molto piccolo che è circa 100.000 volte più piccolo dei gusci esterni di elettroni. Il nucleo è composto di nucleoni. I nucleoni sono particelle protoni o neutroni. I protoni hanno carica positiva, carica E, e i neutroni sono neutri. E poi intorno al nucleo girano gli elettroni, questo modello semiclassico, e gli elettroni hanno carica uguale opposta a quella dei protoni, una carica negativa. Sono anche molto più leggeri dei protoni e dei neutroni, circa 2000 volte più leggeri, mentre invece i protoni e i neutroni hanno all'incirca la stessa massa, e noi considereremo uguale la massa del protone e del neutrone, e il valore è questo, 1,66 per 10 alla meno 27 kg, oppure espresso in grammi 10 alla meno 24. Questo valore, cioè la massa del protone e del neutrone, in una parola la massa del nucleone, viene chiamato unità di massa atomica, perché vedremo che è l'unità di massa con la quale si misurano le masse degli atomi, in inglese Atomic Mass Unit. Siccome gli elettroni sono così leggeri da essere trascurabili, se vogliamo calcolare la massa di un atomo basterà calcolare la massa del nucleo. In pratica si tratta di contare quanti nucleoni ci sono nel nucleo, cioè il numero totale tra protoni e neutroni, i nucleoni. Se per esempio i nucleoni sono 20, allora la massa dell'atomo è 20 unità di masse atomiche, 20 UMA. Adesso vediamo alcuni esempi di atomi. Gli atomi corrispondono i diversi atomi ai diversi elementi chimici della tavola periodica di Mendeleev. L'elemento chimico più semplice e più leggero è l'idrogeno, che però è presente in tre diverse varietà, si chiamano isotopi. E queste varietà sono il prozio, il deuterio e il trizio. La quasi totalità, la stragrande maggioranza dell'idrogeno presente in natura è in forma di prozio, e poi molto meno abbondanti sono il deuterio e il trizio. Anche l'elio esiste in due isotopi, l'elio 3 e l'elio 4, il carbonio pure in due isotopi, il carbonio 12 e il 14, poi c'è l'azoto, l'ossigeno, tanti altri elementi chimici, il litio per esempio non l'ho inserito, però tutti questi elementi chimici sono riportati nella tavola periodica degli elementi in caselle, come per esempio questa, qui è rappresentato il carbonio 14. Che ha nel nucleo 6 protoni, questo è il numero atomico, si indica con la lettera Z, e in totale però nel nucleo ha 14 nucleoni, e questo è il numero di massa. Per differenza, togliendo al numero di nucleoni il numero dei protoni, si ottiene il numero dei neutroni, quindi bisogna fare A meno Z, il numero di massa, i nucleoni, meno Z, i protoni. Per esempio il carbonio 14 ha 8 neutroni, infatti 14 meno 6 uguale 8. Quindi se questo fosse il carbonio 14, l'atomo, avrebbe nel nucleo 6 protoni, avrebbe anche 8 neutroni nel nucleo, 8 neutroni, e intorno, se l'atomo è elettricamente neutro, ha tanti elettroni quanti sono i protoni, quindi avendo 6 protoni nel nucleo ha 6 elettroni orbitanti. Se aggiungiamo o togliamo 1, 2 o 3 o più elettroni, allora si dice che l'atomo viene ionizzato. Aggiungendo un elettrone l'atomo si ionizza una volta, aggiungendone due si ionizza due volte, sempre di segno negativo, togliendo un elettrone o due o tre l'atomo viene ionizzato di segno positivo. Come mai il carbonio 12 e il 14 sono lo stesso elemento chimico, cioè sempre carbonio? Perché hanno lo stesso numero atomico, infatti è il numero atomico che stabilisce l'elemento chimico. Per esempio con il numero atomico 7 c'è l'azoto, con 8 c'è l'ossigeno. Esistono isotopi anche degli altri elementi chimici, che significa che ogni elemento chimico può esistere in più varietà, in più isotopi, che differiscono tra loro non per il numero dei protoni, che è sempre uguale, come nel caso del carbonio, ma per il numero dei neutroni.
Vediamo per esempio i due isotopi dell'elio. Qui è rappresentato l'elio 3 a tre nucleoni, di cui due sono protoni, quindi due protoni, un neutrone, e intorno ha due elettroni, così che l'atomo è neutro, due protoni, e sono compensati elettricamente dai due elettroni. L'elio 4 ha sempre due protoni come l'elio 3, altrimenti non sarebbe elio. Quindi vediamo i due protoni nel nucleo, ma ha due neutroni anziché uno, quindi 2N, due neutroni. Quindi è più pesante, ha una massa maggiore, anche il carbonio 14 è più pesante del carbonio 12. Gli elettroni sono sempre due, nel caso dell'atomo neutro. Vediamo ora i tre isotopi dell'idrogeno. Hanno tutti il numero atomico uguale a 1, altrimenti non sarebbe idrogeno. Questo vuol dire che tutti hanno un solo protone nel nucleo. Ma il deuterio ha anche un neutrone e il trizio ne ha due. Invece il prozio non ha neutroni. Intorno gira un solo elettrone, nel caso di atomo neutro, che va a compensare elettricamente il protone carico. Si chiamano isotopi perché occupano lo stesso posto nella tavola periodica, cioè la stessa casella, anche se hanno masse diverse. Quindi questi tre idrogeni si comportano chimicamente allo stesso modo. Questi due eli si comportano allo stesso modo e i due carboni lo stesso, hanno lo stesso comportamento chimico. A livello elettronico, infatti, a livello chimico, quello che conta è soltanto la configurazione elettronica esterna. Dal momento che la differenza tra gli isotopi è soltanto nel nucleo, dove ci può essere uno o due neutroni in più o in meno, ma dal momento che la configurazione elettronica rimane identica alla configurazione elettronica esterna, allora questi due atomi, questi due isotopi dello stesso elemento chimico, hanno lo stesso comportamento dal punto di vista delle reazioni chimiche, perché la chimica riguarda soltanto le interazioni tra i gusci elettronici esterni. E la chimica quindi coinvolge energie abbastanza piccole dell'ordine dell'electron volt, che sono tipicamente le energie di legame che si stabiliscono tra atomi attraverso gli elettroni esterni. Dunque, alla chimica non importa se nel nucleo c'è uno o due neutroni in più o in meno, importa soltanto i gusci esterni di elettroni, e quelli sono identici per tutti gli isotopi, anche se i loro nuclei sono diversi per il numero di neutroni. Invece la fisica nucleare è quella che va a ficcanasare all'interno del nucleo, e dove le energie in gioco sono molto più grandi rispetto a quelle delle configurazioni elettroniche esterne degli atomi. Infatti, le energie all'interno del nucleo, le energie di legame tra i vari nucleoni, sono dell'ordine del MeV, quindi mega electron volt, cioè milioni di electron volt. Quindi vuol dire che nel nucleo ci sono energie in gioco milioni di volte più grandi delle energie in gioco a livello chimico, nei legami tra gli atomi che si realizzano attraverso le configurazioni elettroniche esterne. Dunque, in conclusione, la chimica non va a guardare dentro il nucleo degli atomi, ma guarda soltanto gli elettroni più esterni. Invece, la fisica nucleare va a guardare e a operare dentro i nuclei degli atomi. Adesso vediamo alcuni esempi, per calcolare, le masse atomiche, cioè la massa degli atomi. Cominciamo per esempio con i tre isotopi dell'idrogeno. La massa di un atomo di prozio è praticamente la massa del protone. Infatti l'elettrone, abbiamo detto, è leggero e si trascura. La massa del protone si chiama unità di massa atomica e quindi la massa del prozio è una UMA. Quindi 1,66 per 10 alla meno 27 kg, se vogliamo esprimerla in chilogrammi. Però molto spesso conviene lasciarla espressa in unità di massa atomica. Infatti il chilogrammo o il grammo sono scomodi come unità di misura per esprimere le masse degli atomi. Molto più comodo utilizzare il numero dei nucleoni come unità di massa. Quindi un nucleone solo, una UMA. Invece il deuterio ha due nucleoni nel nucleo, un protone e un neutrone, due nucleoni, due UMA. L'elettrone è trascurabile. Il trizio, tre UMA, perché ha tre nucleoni. Quindi in pratica la massa di un atomo è il numero dei nucleoni. L'elio 3, tre UMA anche lui, perché ha tre nucleoni. Quindi ha la stessa massa del trizio. E infatti tre UMA, l'elio 4, quattro UMA. E più in generale, un atomo che ha nel nucleo A
A è il numero di massa, quindi il numero dei nucleoni, il numero totale. Quindi un atomo che ha nel nucleo A nucleoni, la sua massa sarà A volte l'unità di massa atomica, A nucleoni. Per esempio, il carbonio 14 ha 14 nucleoni all'interno del nucleo e quindi la sua massa è 14 UMA. Dunque, in conclusione, la massa di un atomo si calcola semplicemente contando quanti nucleoni ha nel nucleo. Come ultimo esempio, vediamo la massa del carbonio 12. Il carbonio 12 ha 12 nucleoni e quindi 12 UMA è la sua massa. Per essere rigorosi, l'unità di massa atomica, in pratica è la massa di un nucleone, cioè la massa di un protone o di un neutrone, quindi è questo numero qua. Ma, per una definizione rigorosa, dobbiamo dire che, l'unità di massa atomica è definita così, è un dodicesimo della massa del carbonio 12, che è un modo, equivalente in fondo di dire che una UMA è la massa di un nucleone, perché il carbonio 12, il suo nucleo, contiene 12 nucleoni, quindi un dodicesimo della massa del carbonio 12 vuol dire la massa di un solo nucleone.